Sono Elisabetta Mazzullo. Credevo in Argentina col fidanzato. Australia con mio marito. Beh, iniziava sempre con la, dai. No. Che intendi? C'è un gruppo qua di ragazzi, hanno fatto una specie di banda. Sono pieni di soldi, pieni di macchine. No, non so niente. Tu che macchina hai? Io vado a piedi. Ah, uno di qui che va a piedi. Oggi invece largo agli artisti, avremo dei talenti, anzi un grande talento, Miss Nardi. Miss Nardi! E chi è? Non lo conosci? È il celebre tenore di Bologna, arrivato a Parigi 8 giorni fa. Se lo contendono tutti. Non lo conosco. Per questo nemmeno io. Signori, semplicemente, io, creatura mortale, ero troppo fragile. Ho scoperto che mi piace tantissimo l'idea di vivere altre vite. Signore delle fate! Che c'è? No, è che gli spiriti dannati si nascondono di notte per non essere scovati, ma mi sa che bisogna fare in fretta perché là in fondo vedo già l'aurora che ci aspetta. Babu! Noi siamo spiriti di un'altra specie? Oh yes! We are another kind of spirit, you know, because we don't need no education. Oh! Yeah. No. Sì. Io ho fatto tutto quello che mi avete chiesto. Vi ho informati su tutto. Ma questa è un'altra cosa. Questa è una cosa che io non voglio fare. Non la so fare. Guarda, ci serve che lo fai lo stesso. Quello che ci hai detto fino ad oggi non basta. Devi fare da tramite fra Livio e uno dei nostri... Ma io me ne frego di quello che vi serve a voi. Io devo pensare a me prima che a voi. Ma io ho rischiato anche troppo. Io non voglio morire per colpa vostra. E di fronte a casa sua ci sono questi alberi del paradiso. Lei mi aspetta sempre lì. E in giardino hanno anche gli aranci in fiore. E quando io sbuco dalla collina, quel loro aroma sembra sussurrarmi. Eccola, eccola là. Lei mi aspetta all'ombra di un fiore, riconosco il suo buon odore, che mi grida senza pudore, dai vieni da me. E rivedo quella collina, nel tepore della mattina, mi accompagna e dice cammina e non chiedo perché. Sotto gli alberi del paradiso. Oddio! Non devo dire la sta cosa. Quando vuoi.